amore. Svegliati, ho una sorpresa per te. Che cos'è? Questo è un regalo per te. Ma non è il nostro anniversario. Vabbè, vai. Che cos'è? Lei è Kamala, la mia ragazza. L'ho matchata su Tinder 3 anni fa e oggi viviamo insieme. Kamala è da giugno 2021 che non può lasciare l'Italia. Sì, perché lei è australiana ed è da allora che è in overstay. Valicando i confini adesso rischierebbe un ban temporaneo dal nostro paese. Ma la storia di come per questo motivo siamo finiti in tribunale ve la racconterò il mese prossimo. Fine aprile sono volato fino a Lisbona per girare un video e visto che questa città è uno dei sogni di Kamala, tanto da esserci stata nel 2019, ho deciso di portargliela direttamente a casa. O meglio, regalargli quella che è stata la mia esperienza a Lisbona. Signore e signori, ecco come conquistare una donna. La cosa che sto andando a fare può sembrare semplice, però in realtà non lo è. C'ho un po' di ansia, come al solito. L'idea è chiara, andare in giro per la città a fermare sconosciuti chiedendo a tutti la stessa domanda. What's love for you? Scontato, sì, ma siccome non posso presentarmi solo con un souvenir, ho bisogno di lasciarmi ispirare dal mondo esterno per poter portare a casa qualcosa di unico. Dunque... What's love for you? Oh, no thanks. No thanks? I don't even know what love is. Il problema però è che non è facile rispondere ad una domanda del genere. Per di più sono le 9 di una domenica mattina. Non c'è nessuno. Ma l'idea di Kamala sola a casa che guarda piangendo il proprio passaporto mi sprona a non demordere. Hi guys, do you speak English? I'm making a YouTube video where I ask people what's love for you. Love is freedom. It's a dog. Para mim sempre foi dores, sacrifícios e lágrimas e suor. I think love is a feeling you have about things. It's something you develop. What do you mean with what's love for you? I'm sorry, I'm probably the wrong guy for this. It's my wife, of course. Mimi. Yeah. It's intimacy. Passion. My passion. For a coffee and after a good lunch, yeah. Hi guys, do you speak English? No. No? Okay. Sorry. I'm not able to describe it 100% because it's a feeling. You can, it's not material, it's something in you. Some about your spirit, some about your mental. Non è facile concretizzare cos'è l'amore. No. Solo che secondo me l'approccio visivo aiuta a trasmettere il messaggio. Cioè meglio che a parole forse. Assolutamente, vogliamo provare? Proviamo, proviamo. Come concretizzare il concetto più inconcretizzabile al mondo? Con Gabriele, artista italiano che vive a Lisbona, acclamato da critici d'arte di un certo spessore e con il quale ultimamente abbiamo creato un'opera usando il mio corpo, venduta ad una cifra da capogiro, beh, con lui giochiamo facile. Sarebbe bello riuscire a far interagire due forme con due colori che vi rispecchiano, cioè quindi due estremi che sono molto importanti secondo me. Il primo è quello che l'avete vissuto per un anno a distanza e poi questa cosa è stata completamente capovolta e quindi adesso convivete. Quindi io mi immagino due cose distanti che poi si avvicinano e si spiaccicano, no? Per l'occasione siamo a Marvilla Art District, un palazzone dell'Ottocento adibito a galleria d'arte moderna dove Gabriele espone le proprie opere, delle forme geometriche create con il pongo per bambini. Ecco, questo è lo stile che useremo oggi, sperando che Kamala apprezzi. Il disegno ce l'abbiamo, quindi da cosa si inizia? Io inizierei dallo sfondo. Io farei questo e questo. Ok, e poi andiamo a prendere la plastilina. Questo sarei io. E Kamala. Vediamo che succede. Non vi sveleremo tutto il procedimento perché Gabriele ci tiene ai segreti del mestiere, anche se devo dire che è abbastanza divertente. Adesso fai delle palline. Che pizza vuoi? Che pizza vuoi? Margherita? Questa rimbalza però. Vabbè, ci sono pizzerie che fanno la pizza così che rimbalza, cioè vuol dire che l'impasto non è proprio buonissimo. L'obiettivo è quello di creare delle palline che diventeranno sempre più grandi. Un colore rappresenta me, l'altro la povera Kamala che nel frattempo è sempre lì in Sicilia a piangere guardando il suo passaporto. E io che non ho mai spiccato per doti artistiche, devo dire che la mano ce l'ho. Tale, minchia, quasi uguale. Attento che qui mi apro uno studio a Palermo e ti faccio concorrenza.
Superati gli step finali, ovvero quello di schiacciare le singole palline e fotografarle dall'alto con dei flash potentissimi. Ah, ok. Infatti, vedo metto gli occhiali da sole. È il momento della post-produzione, che ci leva circa mezza giornata. Ma diciamo che ne è valsa la pena. Io sono molto molto contento. Mi piace molto, mi piacciono un sacco i colori, mi piace tantissimo la storia che c'è dietro, perché per ogni opera d'arte, se non c'è storia, non vale, secondo me, quindi sono assolutamente fiero. Con l'opera finita e messa in valigia, rimane adesso solo una domanda. Saremo riusciti ad incarnare all'interno di un semplice fotogramma l'essenza dell'amore che tanto stavamo cercando di descrivere? Che cos'è? È la luna. Oh, è semplicemente. Me lo spieghi? Quest'opera che cosa ti trasmette? Un mix di culture, di persone. Ci sono tipo persone individuali che poi crescono e poi maschio e femmine, molto stereotipi. No, siamo noi che abbiamo cominciato come individuali, adesso siamo un team. Non dico una cosa sola, perché no, siamo sempre individuali, però più forti. Sono stanca. Stai sempre svegliata, stanca di cose. No, infatti, cioè, sai che è difficile svegliarti e parlare perfettamente in un'altra lingua, like blending together, staying together. Questo. E ti piace? Sì. Rispecchia, diciamo, quelle che sono i fatti accaduti. Manca il poi. E poi che succede? È in evoluzione. Non si può sapere. Incredibile. Bello. Bellissimo. Bravi. Si conclude l'esperienza a Lisbona. Spero che questa serie di video da qui vi sia piaciuta. È la prima volta che vado all'estero filmando. Io non sono uno che ha viaggiato tantissimo purtroppo in vita sua, ma quando sono andato in America, esperienza incredibile, ma non ho fatto un cazzo di video, cioè non ho nulla, nemmeno un ricordo. Quindi la cosa bella è che è un diario questo canale, lo sta diventando sempre di più. All'inizio è iniziata con una cosa tipo ok, devo spaccare, devo fare i numeri, devo fare le cose che... E adesso si sta trasformando invece in una vera e propria crescita personale che mi accompagna. È come scrivere su un diario, però un diario pubblico, diciamo. Io sto facendo lo sforzo di aprirmi sempre di più a voi, perché penso che sia una cosa innanzitutto che fa molto bene a me, ma secondo me può aiutare anche qualcuno di voi che magari si rivede nella mia situazione. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, fatemi sapere cosa ne pensate, se voi siete stati a Lisbona, consigliatemi qualcosa per la prossima volta che tornerò, non so. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Ma qual è il primo posto all'estero dove vuoi andare non appena avrai la carta di soggiorno? Australia. A casa. Dai, speriamo presto.